Inizia lui. Giulio, come sei te? Io? No. Sì. Dai, saluto. No. Dai. Sono muto. Tanto, dai, saluti, tanto, saluti. Lo sai che questa parte qua si vedrà, vero? Porca vacca. Quindi c'è in qualsiasi caso. Vabbè, dai, inizio. Ciao ragazzi. Allora, ciao, ciao. Oddio, ciao. Abbiamo cominciato. No. Rifà, dai. Ciao Gargiulli. E poi? E poi? E poi cazzo, vuoi? Ciao Gargiulli da? S. No, da SMT. S. No, vabbè. H. M. E M. Io aspettavo te. Anch'io aspettavo te. Vaffanculo. Vabbè, dai. Vabbè. Bando alle ciance, ciancio alle bande. Cosa abbiamo qua? Un bimbo piccolissimo, no? Sì, molto leggero soprattutto. Sì, sì. Adesso lo vedrete bianco, poi alla fine video sarà rosso. E sudato. Tutto questo bello sudato, i goccioli che scenderanno dalla fronte proprio, una cosa incredibile. Okay. Abbiamo uno dei bambini che io adoro di più, tranne quello lì. Tranne quello lì. A me fa cagare. Allora, abbiamo un M60 della EK, Vietnam. Oh, allora. Soprannominato il porco. Il porco. Vabbè, vabbè, allora abbiamo un M60 AEK, AEK. Allora, è una replica, possiamo dire, full metal, sì. Sì. Tranne il fondo del calcio e il paramano inferiore. I materiali, come sono? Il materiale, lo prendi in testa questo qua, ti ammazza. Quindi è un materiale eccelso. La rifinitura è perfetta, c'è cioè la gommatura, che ormai cavolo che è, non ha una sbavatura. Quindi stampaggi perfetti. No, stampaggi eccelsi. Eccelsi. Abbiamo metalli veramente tosti, strong. Notare, e quindi molto eccelsi, ma soprattutto eccelsi perché sono opachi. Esatto. Sono opachi. Che non è la polvere che c'è sopra il fucile, no, è veramente opaco il fucile. È molto bello anche come impatto visivo. Come impatto visivo è molto molto bello. Una bella carteggiatina diventa ancora figa. Però sì, rende il rear steel, sì, che sì, non è sì, mica male. Poi vabbè, sono gusti. Vabbè, ma no, parliamo bene del fucile, ok? Anche internamente, io parlerei subito di internamente, come allora, meccanicamente io sguarda. Io vorrei dire una cosa internamente che mi ha sorpreso in un modo allucinante, che non conoscevo perché il fucile non mi piace, quindi non mi sono informato. Che poi apra la ok, grazie mille. Tramite questa ghiera puoi regolare il ratio di fuoco. Cioè, allora, magari per voi che siete magari più intipatici su fucile, che la Madonna, finché come fa a non saperlo dove va. Io, quindi questo fucile qua non mi piace, non lo sapevo. È una figata allucinante. È una cavolo di figata allucinante. Già di serie. No, è ottima. È eccelsa, come ingranaggi sono eccelsi. Beh, figa, se deve può girare come cavolo vuole, figa, ovvio. E anche il motorino, tanto che può cambiare così tanto, è sicuramente un motorino sgamato. Quindi sa che motorino abbiamo dentro? No. Non mi ricordo. Va bene. Ma adesso, va bene. Tanto adesso faremo una piccola ricerca e metteremo qua sotto scritto il nome del motorino. Ok. Allora, poi prima che mi dimentichi, una cosa che figata che ecco, io una cosa che non sapevo. Avevo detto prima al nostro hack che questa leva non serviva, la leva d'armamento, ok? Non serviva a niente. Invece lui mi fa che serve, ok? Prima diciamo che non ha una molla di ritorno, ok? Possiamo dirlo, sì, quindi sì. Balla. Si blocca però. Sì, però si blocca, quindi non c'è il rischio che durante il game torni indietro. Ok, serve sì, quando la tiriamo tutta indietro per tirare sulla cartella. Ok, basta tirare indietro questo pernettino qua e la cartella però c'ha la molla. In teoria dovrebbe tirare su. No, la molla, hai visto come funziona? Ci sembra qualcuno dietro che te la tira su dopo. Ok. E qua andiamo a trovare il cortissimo e piccolissimo gearbox della EK per l'M60. È lungo, è più lungo della mia Glock. Dopo okay. Che è più lungo del mio altro. Non ci vuole molto. Oh! Non commento. Come fai a saperlo? Non lo so. Non lo commento. So, lo so. Ah, ok, perfetto. Ragazzi. Non commento. Gli ho mandato una foto in privato. Ottimo. Niente, davanti al gearbox troviamo la regolazione dell'op-up, che è parallela al gearbox, come per dire degli M4 ECS, per renderci l'idea, ed è molto, molto, molto rigida. Sì, parecchio dura. Molto, molto rigida. Mi sa che con le unghie te le spezzi.
ci vuole un cacivitino magari per far più forza. Quindi ottima cosa, significa che un'opera. Perché la regolazione non è la ghiera in plastica, è una ghiera metallo. Tanto c'è il video, quindi io sto parlando sopra un altro video. Sì, infatti. Quindi. Quindi è una regolazione molto, molto, molto cazzuta. Molto eccelsa. Io direi eccelsa. Molto eccelsa. Quindi significa che regoli una volta e non regoli più. Niente, ma poi basta richiudere e tira. Sì, l'ho tirato. Avanti, boom, perfetto. Allora, poi già che sono qua nel calcio, c'è sta robina qua che una pallettina che serve appunto per appoggiare la spalla. Siccome questo fucile è talmente leggero che hanno detto ma mettiamolo perché tanto fa figo. Stando sempre qua dietro, troviamo l'attacco cinghia posteriore che è scomodissimo, però io sto parlando più che altro che è fatto veramente bene, c'ha due viti, metallo veramente molto molto eccelso. Cioè, secondo me se si stacca si stacca proprio un pezzo di plastica perché è veramente fissato molto bene. L'altra attacca di mira, prima che si muoia, c'è l'altra attacca di mira qua sul paramano, sempre in plastica, e troviamo sempre le solite due viti cazzute, ok? Quindi intelligentemente l'IK ha detto: già che facciamo un fucile di 8-9 kg, mettiamo delle cinghie, dei tacchi cinghia cazzuti. Passiamo al caricatore. Nota secondo me negativa del 60 che ce l'hai tutto su un lato, non come una minimi che ce l'ha sotto, quindi prende sia a destra che a sinistra. Quindi è abbastanza scomodo, possiamo dire. Però fa figo. Esattamente. L'importante è che faccia figo, poi se è scomodo, cazzi tuoi. Pallini? Quanti? Io ce ne ho votato dentro un sacchetto e un po' di 0,25, quindi ne penso ne tenga quasi 5.000. Pochi. 5.000 per... Quindi cari ragazzi, però sono 5.000 che sta piccola gioiellino ha un particolare, ovviamente non ha colpo singolo. Quindi per cui 5.000 pallini in una giocata li fai fuori tutti. Io noto che sta usando questa bella maniglionza. Ok, sì. Cosa servirà questa maniglionza, vi chiederete? Io lo tengo così. Siccome è più comodo, difficilmente vai a mirare. Sì. Siccome è talmente leggero, ripetiamo la leggerezza di questo fucile. Questa bella maniglionza. Buttamela giù. Aspetta, faccio lei. Ok, penso che devo tirare. Madonna. Serve appunto a mantenere la leggerezza del fucile. Allora, io dico che i mirini a me mi esaltano, non so perché. Vai, cominciate a parlare. No, vai. Perché fa ciocco in maracas e non si capisce niente. Poi sta toccando il suo coso. Me lo tenga fermo che devo fare la recensione. Oh, ce l'abbiamo fatta? Vai. Ok, allora abbiamo il mirino posteriore che a me gasa un casino, non so perché. Tanti dicono che non gli piace, ma è gasa da Dio. Allora cagare. Vabbè, abbiamo il classico alzate e deriva, invece davanti è fisso. È fisso. È fisso. Andando avanti abbiamo ancora, come ho detto prima, il paramano superiore in metallo, fatto molto bene, il paramano inferiore in plastica, che però non è un portabatteria, perché la batteria andrà qua, giusto? La batteria va nel... Io la sistemo nel caricatore. Ci caricatore. Puoi mettere quella che vuoi, ok. Poi, come abbiamo detto prima, c'è la canna esterna con uno spegnifiamma cazzottissimo, e sotto... Qua abbiamo appunto questo vano, è la batteria che utilizzo. Ok. Abbiamo appunto il vano dove c'è questa centralina che va appunto a regolare il ratio tramite questa ghiera. Come ho detto prima, no, nota negativa il bipiede, è una rottura di il bipiede è abbastanza rottura. La cosa però vabbè carina che si muove sia adesso, si muove un troppo. Po'. Uno si muove troppo. Due è scomodo. Scomodo. Fine. Caricatore elettrico. Funziona con la batteria del fucile, quindi qua abbiamo ottima cosa. L'aggancio batteria, e questo qua si va a agganciare al caricatore in maniera tale che tu spari e lui continua a caricare senza bisogno di stargli a schiacciare i bottoncini, fa tutto lui. Il caricatore aveva due pecche qui, sposti? No, si sente, vada tranquillo. Dove c'è il tubicino che dove passano i pallini? Dove è attaccato al fucile e da dove esce dal caricatore non erano in linea, quindi ho dovuto fare un ulteriore buco nel caricatore in maniera tale che i pallini passassero, altrimenti faceva tipo una curva S e i pallini si piantavano tutti lì. È vero, quello l'ho sentito dire anch'io,
e molti si bloccano, molti pallini. Esattamente, molti. Infatti uno dei maggiori problemi dei 60 così è appunto il pescaggio, perché si bloccano i pallini nel tubicino. Perché hanno fatto quel lavoro lì col culo. Diamo sempre la colpa a S comunque, alle S diamo sempre, sì, bastardi. Esattamente. E il secondo problema era che nella parte di metallo, con che maneggevolezza si gira sto fucile qua? Così, vai. Così. Nella parte di metallo dove si aggancia il caricatore. Ma è un muscolo. Sì. Dove si aggancia. Guarda che comunque anche comincia il rossore qua. Dai, che se non mi muore qui. Dove c'è l'aggancio. Dove c'è l'aggancio del caricatore al fucile. Esatto. Era tenuto insieme da due puntine di saldatura di merda. Saldate proprio. Due piattine attaccate, saldate, basta. Guarda come, come. Esattamente. Sì, saldate stato, proprio così. È stato testimone della giocata in cui io stavo correndo e il caricatore mi è rimasto in una mano e il fucile era nell'altra. Io ho risolto semplicemente. Tolgo il caricatore e faccio vedere. Andiamo a dire che il lavoro fatto bene da te. Sì. Al posto dove c'erano i due puntini di saldatura, io ho fatto quattro buchi con un trafano, ci ho messo quattro cazzo di viti. Coi dadi dall'altra parte. Coi dadi. Se si rompe ancora, proprio si rompe il fucile, non si può rompere l'attacco. Il che rompere il fucile mi sembra parecchio difficile, perché questo fucile qua ti cade su una casa, spacca in due la casa. Probabile. Se ti cade a terra, fa un buco a terra. Porca vacca. Questo qua io infatti volevo dire, perché ne ero sicuro che lo faceva. È un problema. Non è un problema di niente, perché era perché passava girare sotto male. Esattamente. No, adesso vedi che girare. Infatti credevo fosse un problema, invece non è un problema. Non è un problema. C'era la cinghia attorcigliata. Il problema è che ti si attorciglia un casino. Il problema delle corde, delle cinghie lì. A due punti è questa. Eh sì. Che sì, il problema sì. Che ti che fucile fa passa dall'altra parte. Vabbè. Quindi vabbè, cari vabbè, ragazzi, vabbè. Sto cavolo di M60 è grosso. È pesante. M60 è molto pesante, però è cazzuto. È morto, ma cioè, giusto qua, è una cosa incredibile. Ti dovrebbe essere anche una tua giocata di quando usi questa. Allora, sì, non è questo 60, è un altro 60 di un nostro amico. È uno dei primi video, quindi non è che sia fatto molto bene. Però, tipo, per 10 minuti sto attaccato al grilletto. Quindi 10 minuti di video si sente. Sì, dei 10, 9 minuti sto attaccato al grilletto. Ma sparavo a caso, mi sono veramente divertito. Sì, è vero, sparavi contro di me. Comunque, cari ragazzi, facciamo la prova di tiro. Aia. Cari ragazzi, avete visto come questo fucile spara? Avete visto come è possibile cambiare il ROF di quest'arma qua? Dite la verità, ora vorrete prenderlo. Comunque, il costo? Il costo sono 311 euro, perfetto cari ragazzi, abbiamo saputo anche sono il costo. Sono 314 euro. 314 euro, abbiamo 314,17 euro, esatto. Quindi cari ragazzi, grazie di averci seguito. No vabbè, comunque come costo no, devi fare una spesa, però non quella roba assurda, Vada col mantra, questa volta però lo facciamo ripetere. Lo posso ripetere io? No, vai. Lo fa l'originale, lo fa, scusa. No, vabbè, fa l'originale, dai. Io però lo mimo dietro. No, fallo. L'hai sbagliato prima. Allora, cari ragazzi, allora mi raccomando, iscrivetevi al canale, iscrivetevi alla pagina di Facebook. No, Facebook è sempre alla fine. Ma chi se ne frega? Per rimanere iscrivetevi alla pagina di Facebook al canale. Se devi parlare di YouTube, parla di YouTube. Cosa che non devi tagliarlo però. Iscrivetevi a YouTube, commentate. Iscrivetevi al canale. Madonna, se sei ignorante. Iscrivetevi a YouTube se non siete iscritti. Così almeno potete iscrivervi anche al canale. Di YouTube, sega di merda. Al nostro canale, iscrivetevi a YouTube, potete iscrivere anche al canale nostro. Per dire tre cose ci metto un anno. E se dopo poi i video. Ma i video durano troppo. 20 minuti. State zitti, che non posso parlare, porca miseria. State muto. Arci di bollina, sta zitto. Allora, iscrivetevi al canale. Mettete il pollice in su se vi piace il video e commentate se vi piace. Mettete il pollice in giù se non vi piace, ma commentate e dici perché non vi piace. Non guardare me come approvazione. Sta zitto, culo. Perché mi guardi come... È giusto? È giusto. È giusto. È giusto. E non lo so, figa, è la seconda volta che lo faccio. L'altro l'ho sbagliato anche. Vado avanti. Non mi stava prendendo il menisco. Tra l'altro mirare con la cinghia è difficilissimo. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi anche alla pagina di Facebook, perché lì metteremo cose che su YouTube non si vedono. Esatto. Questo l'altra volta non l'aveva detto. Lo dico sempre. Cari ragazzi, quindi, da S è tutto. Da H è tutto. M pure. Alla prossima recensione. Stay angry.
Stay Biru. Ma devi dirlo a Stay Biru o devi dire lei? Io sto dicendo a lui perché pensavo che non dicesse lui, quindi lo guardavo perché speravo che lo dicesse. Dillo ai ragazzi. Stay Angry? Stay Biru. Biru! Ma io Biru non sono capace di dirlo.